L'appartenenza al corpo militare è l'appartenenza a tutta l'associazione. In passato questa nostra appartenenza è stata vista quasi con un senso di estraneità, non da parte degli appartenenti al corpo, quanto piuttosto da alcune componenti della vecchia Croce Rossa. Oggi sento che comunque c'è una maggiore consapevolezza nel comprendere che il corpo militare, così come il corpo delle infermiere volontarie, peraltro, pur nella loro ausiliarità alle forze armate, sono comunque un qualcosa che è comune, che è patrimonio di tutta la Croce Rossa. Anche questa riforma che così radicalmente ha toccato il corpo militare, comunque non a caso ha mantenuto lo stesso. Il corpo militare non è stato sciolto, ha cambiato, sì, questo sì, radicalmente la sua natura di essere nell'immediato. Però è un qualcosa che comunque è sempre proiettato per il futuro. Tutto ciò che ancora oggi viene chiesto e a cui diamo una risposta efficace ed efficiente sta a dimostrare che il futuro è ancora alla portata e che nel futuro andrà sempre più sviluppata questa capacità di risposta integrata in un sistema che comunque costituisce un valore aggiunto per tutto il Paese. Oggi quindi lo stato dell'arte del corpo, che comunque è estremamente vivo e vitale, è il ricorso totale al personale in congedo, che appunto costituisce questo grande bacino dal quale si attingono le risorse per le varie necessità, ammonta oggi a circa 16.000 persone, tra personale direttivo, quindi ufficiali, e personale di assistenza, sottufficiali e truppa, tra cui quella che è una ricchezza particolare, vi sono circa 1.400 medici e 1.500 infermieri. Attualmente continuano quelle che erano le attività del passato, che sono fondamentalmente da una parte quelle di ausilio ai servizi sanitari delle forze armate, dall'altra quelle dei compiti di difesa civile, dall'altra ancora protezione civile e attività all'interno dell'organizzazione della Croce Rossa tutta. L'onere di rappresentare il corpo militare è per me invece un motivo di grande onore.